Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti, bentornati su Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Ho fatto un check, l'ultima live dovrebbe risalire a quasi un mese fa. Io vi chiedo scusa per questa cosa, ma come saprete se mi avete seguito sui vari social o nella sezione community, ci sono stati dei rallentamenti nell'esistenza. Allora, facciamo subito storia Instagram per spammare il tutto. Quest'oggi, signori, si va a fare il finale, eh? Quest'oggi penultima live sulla carta di Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Non è che comincio sempre a discorso avviato spotless, è che cioè YouTube ha un po' di delay tra il caricamento della live e il coso, quindi sì, dovrei tipo iniziare, partire, stare tipo 10 secondi zitto. E poi tipo, buongiorno, che è peggio se ci pensi, cioè preferisco che la live inizi a discorso avviato. Se no, immagina uno entra in live e la prima cosa che vede è tipo io che... Posso parlare? Ciao a tutti, cioè è terribile. Ale, grazie per il nono mese, come al solito gli alert sono in formissima. Scusatemi, volevo mettermi qua di fianco a Cresselia solo per fare... solo per fare una foto da mettere nelle storie. E vi dicevo, potenzialmente poi... potremmo anche perdere, non lo so. Però potenzialmente ultima, penultima live di Mystery Dungeon Esploratori del Cielo, perché oggi andiamo a fare il finale. La live prossima, ma perché mi fa male il piede? La live prossima, più volete vedere i miei piedini, OnlyFans. Presidente della Repubblica, buongiorno, qua, grazie signor Alert di YouTube. E grazie anche Alessio per il nono mese. Presidente della Repubblica, la live successiva a questa andremo a fare l'ultimo episodio. Aspettavo questa live più di Natale a 5 anni. Grazie per il nono mese. Mi fa piacere. La live dopo questa sarà l'episodio speciale finale di Grovyle o Dusknoir, non so, ma immagino che coinvolgerà entrambi. Come se fessi un nervo del piede che si comporta in maniera un po' stupida. Vabbè, detto questo, come vi dicevo, dopo Esploratori del Cielo, a meno che non cambino i programmi, magari non sarà esattamente dopo Esploratori del Cielo, ma comunque lo vogliamo fare, lo voglio fare, porteremo Mystery Dungeon Squadra Rossa, l'originale, non il remake. Perché io ho apprezzato davvero tanto il vostro supporto e lo apprezzo anche quest'oggi, lo apprezzerò anche quest'oggi. E, ve l'ho detto, questa serie ha superato le mie aspettative, sia in termini di pubblico, perché io credevo... Adesso, certo, arrivati verso la fine, dopo 3 mesi, la serie si è scaricata. Però durante il finale con Primal di Alga eravamo... mi sembra di aver raggiunto un picco di 800 spettatori. Parliamo di un titolo Pokémon spin-off, quindi il supporto che avete dato a questa serie è tantissimo. Peraltro è la serie su cui avete più donato, quindi mostrando supporto per il contenuto. Quindi quello che avete fatto in termini di abbonamenti, super chat e cazzi e mazzi merita che su YouTube, come appuntamento, non so se fisso perché... oggi ho avuto un'idea per una cosa che forse mi conviene fare su YouTube, ve ne parlerò. Presidente della Repubblica, buongiorno. Grazie Andrea, per l'ottavo mese, per favore. Di tier 2. 8 centimetri anche su YouTube, cuore rosso. Diciamo, ecco, Mystery Dungeon merita di essere riportato in live, anche semplicemente come regalo alla community che si è creata con questo titolo. Presidente della Repubblica, buongiorno. Come regalo a questa nicchietta che abbiamo creato, che è una nicchietta, non è una nicchietta, è una nicchia, è abbastanza, è stato seguito, ripeto, non è Fire Emblem, era una nicchietta, questo è più di una nicchietta. Varrà la pena riprovare, e soprattutto grazie al vostro supporto, come dimostrano questi 4 abbonamenti fatti, peraltro 2 di tier 2. Prima di andare avanti faccio la storia, ragazzi, e poi voglio dire un'altra cosa e scusarmi anche un po' con voi per una cosa, però sono sicuro che mi capirete. Allora, fatemi fare la storia. Intanto, guarda quanti abbonamenti. Capito quello che dico?
Capito quello che dico? Siete tutti qua pronti a resabbare. Questa è una cosa fantastica su Mystery Dungeon. Ve l'ho detto, il seguito che ha avuto questa serie, la svolta che ha dato anche a me creativamente parlando, cioè almeno tre video che voglio realizzare basati su Mystery Dungeon, e i discorsi che abbiamo fatto, come abbiamo vissuto questa avventura. Adesso stiamo anche caricando dei video estratti dalle live per riassumere in qualche modo tutta la trama. Ora ne parliamo. Però, grazie, 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 grazie Giulio Sbriglia per il settimo mese, grazie Alessio per la tier 3 al settimo mese. Arrivo, adesso devo. Finale. Il finale, punto. Questa sarà la storia di spam. Eccoci Presidente della Repubblica, buongiorno, qua. datemi i corazzieri, per favore. Uno dei giochi più belli di Pokémon Cuore Rosso. Sicuramente Presidente non c'è della ombra di Repubblica, dubbio. buongiorno, datemi i corazzieri, per favore. Non credo che sia Non posso mancare questionabile. a questo appuntamento speciale. Magari parleremo finito Mystery Dungeon. A prescindere, ragazzi, questa non sarà l'ultima live, perché se finisco prima, per me è solo meglio quest'oggi, perché devo lavorare a un video. Quindi anche se dovessimo finire in 2 ore, non vado a fare l'episodio di Grovyle. Faremo un'altra live in caso. Però magari con l'ultima live parleremo anche un po' di Mystery Dungeon proprio come spin-off di questo titolo. Di dove la nostalgia fa i suoi scherzi, perché forse da qualche parte i suoi scherzi li fa. Di dove invece questo titolo, narrativamente parlando, fa un lavorone. E peraltro. E ora che finisco la storia lo posso dire. Poi iniziamo, che dobbiamo ancora prepararci e quant'altro, che se devo finire in fretta devo anche sbrigarmi. Allora, come avete visto, se non l'avete visto, adesso lo saprete, le live di Mystery Dungeon Esploratori del Cielo sono state rimosse per i non abbonati, nel senso che attualmente sono visibili sul canale principale nella sezione dal vivo solo per gli abbonati di Tier 2. Questa cosa è stata fatta perché purtroppo, confrontandomi anche con Ale Frigoli, che ha sabbato prima e che però con cui mi confronto su queste cose, purtroppo la sezione dal vivo è una sezione a cui gran parte del pubblico non è abituata e quindi quelle live lì erano nascoste ai più. Quindi ho pensato di cambiare un po' strategia in merito alle live. Mi scuso con voi perché purtroppo la pubblicazione su CreepyLive è un po' a rilento, perché eravamo indietro di altre cose. Le live di Mystery Dungeon le abbiamo messe solo abbonati per il canale YouTube principale e le stiamo ricaricando neanche piano piano, però adesso sul canale dei VOD. Quindi nel caso iscrivetevi al canale dei VOD, perché lì pian piano usciranno. Va da sé che sul canale principale stanno uscendo, sono in realtà dei video riempitivi, ma stanno comunque uscendo dei montage molto semplici che vanno a raccontare banalmente, vanno a raccogliere banalmente tutti i momenti di trama, tagliando le missioni secondarie, tagliando anche all'interno dei dungeon, perché il gameplay di Mystery Dungeon non è la parte forte di Mystery Dungeon, se posso dire. Luke, ti ho già detto che non posso iniziare stasera l'episodio di Grovyle. Fidati di me, non ho tempo. Devo fare altro. Se finisco prima, finisco prima. Mi scuso perché ci stanno mettendo un po' a uscire le live di Mystery Dungeon. Quindi, se in questo momento non siete abbonati, non le potete recuperare. Ma ho incalzato Fabio a caricarle e usciranno con calma. Nel mentre, 2 volte a settimana all'incirca, vi potete godere anche le live tagliate dei momenti, non dei momenti morti, ma cioè le live tagliate nei momenti clou, d'accordo? D'ora in poi, in generale, le live di YouTube funzioneranno così, cioè che verranno messe only sub per gli abbonati di tier 2. Inizialmente avevo pensato darle per gli abbonati di tier 1, poi ho pensato che questo sarebbe stato un po' ingiusto nei confronti degli abbonati di Twitch che pagano 3,99 come una tier 2 di YouTube per avere lo stesso vantaggio. Quindi, tra i vantaggi che si aggiungono agli abbonati di tier 2, oltre al fatto che avete accesso al gruppo Discord in maniera Presidente completa, della quindi Repubblica, potendo anche buongiorno, datemi i chattare, corazzieri, per interagire con gli favore. utenti e non solo per Bella vedere i crappone, messaggi, i come meme, stai?
e quant'altro. Grazie Nicolò per la Tier 1. Come sto? Stanco, però bene. Oltre a quel vantaggio, c'è anche il vantaggio di avere i VOD subito dopo che è finita la live. Normalmente funzionerà come Twitch, quindi 2 o 3 giorni dopo verranno ripubblicati sul canale degli archivi delle live. Adesso siamo un po' in ritardo. Vi chiedo scusa, peraltro mi sento anche di fare uno sgarbo alla community di Mystery Dungeon che ha seguito tantissimo, quindi per questo che mi sto scusando, non erano questi i piani, ma come sapete come sapete se avete seguito su Twitch, su Instagram, sono indietro su tante cose, quindi stiamo un po' arrancando in questo periodo. Basta, poi i Tier 3 hanno anche il vantaggio dei video in esclusiva. 1, 2, 3 giorni, una settimana a volte è capitato di anteprima, quello che è. Gli abbonati di Tier 1 invece hanno i vantaggi base, l'emote, il nome evidenziato in chat e l'accesso anche al gruppo Discord in sola qualità di spettatore. Penso di aver detto tutto e penso anche che sia arrivato il momento di andare a prepararci perché non so cosa ho nell'inventario, punto uno, e qualunque cosa abbia non va bene per affrontare il finale, quindi siccome sto andando a fare il finale, io ti dirò, mi riservo il diritto di rifare tutto l'inventario e di portare il meglio del meglio. Ah, qua abbiamo delle teche però, aspetta. Teche vanno aperte magari, che dici? Ho dei soldi da parte, se ho le teche avrò anche dei soldi. Incredibile, zero poké. Cosa mi aspetto dal finale? Allora, in realtà devo rinfrescarmi un pochino la memoria. Nel senso che è quasi un mese che non giochiamo, ripeto, per varie vicissitudini. Cos'è che volevo dire? Madonna, mi sono inceppato. Recuperiamo un po' quello che è successo. Allora, tutta la trama, anche il furto degli ingranaggi del tempo, comunque l'idea di volerli. Cioè, non il furto degli ingranaggi del tempo, quello è di Grovyle, ma. Tutta la trama che abbiamo vissuto, quindi l'interruzione del flusso del tempo, la paralisi del mondo, era tutto un piano architettato da Darkrai. Come abbia fatto Darkrai? Io ricordo che come poi Darkrai abbia fatto concretamente per architettare questo piano, io non l'avevo capito ed ero un po' spaesato. Io quello che dicevo era che non mi tornava il fatto che il tempo si stesse fermando. Perché gli ingranaggi non erano alla torre del tempo ed erano in questi luoghi. L'unica cosa che mi viene in mente, ma non ne sono sicuro, è che così come Darkrai voleva ingannare noi, al tempo stesso deve aver ingannato magari anche i Pokémon protettori degli ingranaggi, magari tramite sogni o Io me lo tramite merito! Gyokan, Io me lo scusate. merito! Tra l'altro Vaffan... ho Siamo arrivati alla bacchettato. fine Adesso di mi dico questo un'altra viaggio cosa fantastico. divertente. Grazie Grazie, Crappo King. per averci Manca ancora regalato queste l'episodio di bellissime Grovyle. No, non è serate in finita. compagnia del best gioco Pokémon. Ti voglio bene, Crappo Grazie Cuore mille, Rosso. King. Grazie per i 12 euro di super chat. Vi ricordo che ci sono anche le super chat. Applausi alle super chat. Ripeto, io non riuscivo a spiegarmi già da prima di Darkrai perché il tempo si fermasse. Cioè, in realtà quello che non mi spiego è come ci sono finiti gli ingranaggi del tempo lontano dalla torre. Perché gli ingranaggi del tempo erano custoditi da dei Pokémon e perché la loro lontananza dalla torre causava un problema nel tempo? Se il piano di Darkrai era quello di interrompere il tempo, o comunque di creare la paralisi del mondo, questo deve essere legato alla lontananza degli ingranaggi. Quindi mi viene da pensare che Darkrai possa avere in passato, in qualche modo, ingannato tutti quanti, facendo credere che quegli ingranaggi del tempo dovessero essere protetti e non riportati alla torre. Questo Grovyle deve averlo capito nel futuro e deve essere nel futuro paralizzato e deve essere venuto nel passato per sistemarlo. Darkrai, vedendo fallire questo piano per via nostra di Grovyle, ha deciso di provare con la distorsione dello spazio. Quindi prendendo il controllo di Palkia.
E a tal proposito, siccome non prendendo il controllo di Palkia, ma ingannando Palkia, e a tal proposito, avendo ingannato Palkia, non mi stupirebbe se avesse potuto anche ingannare Mesprit, Uxie, Azelf, Dialga. Sempre con questi sogni, facendo credere magari a Uxie, Mesprit e Azelf di rimanere lì, di proteggere l'ingranaggio, che è importante, altrimenti il tempo cade. Mi sembra lineare col modus operandi di Darkrai, che è un modus operandi subdolo che cerca di manipolarti, di farti credere qualcosa che invece non è vero, credendoti di essere in qualche modo dalla parte del buono, al punto da assumere le forme di Cresselia. Quindi, che cosa mi aspetto? Non lo so, non mi sbilancio in teorie sicure, però mi sembra abbastanza credibile che Darkrai, la stessa strategia che ha utilizzato per convincere noi di qualcosa, la possa aver utilizzata in futuro, ammesso che lui... cioè in passato, scusatemi, ammesso che lui covi questo piano da tanto tempo nei confronti della gente di allora, che abbia manipolato poi le credenze successive che vedevano gli ingranaggi del tempo come intoccabili, che dovevano rimanere lì custoditi. È il modus operandi di Darkrai, quindi me l'aspetto. Basta, apriamo ste cazzo di teche. Io devo muovermi. Io ho letteralmente detto che devo... era un cicartigli quello che ho trovato, ho detto bene? Magmartigli. Io mi devo muovere. Devo muovere il culo. Perché... vediamo. Sì, cicartigli. Ne ho un altro. Devo muovere il culo perché se io voglio finire presto oggi, non devo perdere troppo tempo. Devo finire presto, raga, non perché voglio sbarazzarmi di Mystery Dungeon. Non ci mancherebbe, fratello. Ma perché ho necessità di editare un video. Gli ingranaggi servono come backup in caso di problemi alla torre, giusto? Quindi se parli della torre qua, della torre. No, aspetta. In caso questa abbia problemi. Questo non lo so io però se è così. Cioè, io quello che so è che Grovyle voleva portare gli ingranaggi alla torre perché a me sembra di aver capito che la distorsione del tempo era causata dall'assenza di questi ingranaggi. Se mi dici che gli ingranaggi non causavano la distorsione del tempo, a me manca l'elemento che poi ha fatto distorcere il tempo. Cioè, Grovyle vuole portare gli ingranaggi alla torre, tutti credono che gli ingranaggi lì servano per mantenere stabile il tempo, era causata dalla rottura della torre. Ma la rottura della torre non era causata dall'assenza degli ingranaggi? Lo scopriremo. Cioè, a me è sembrato di capire che la rottura della torre fosse causata dall'assenza degli ingranaggi. Perché, cioè, la torre si rompe per il meme? Cioè, ammesso che sia causata dalla rottura della torre, come fa Darkrai a rompere la torre? La prende a badilate? Non lo so, adesso lo scopriremo. Magmartiglia, ecco cosa volevo droppare. Allora, dai, preleviamo un po' di roba. Senti, vediamo di non dimenticarci nulla. Allora. Senti, noi abbiamo Fiocca Azzurra. Sì, Nastrocachi è assegnato a Roselia, immagino. Dovremmo andare solo io e Cicorita? Penso proprio di sì. Fammi vedere se qui c'è qualcosa di acquistabile utile. No. Gomma blu e gomma verde, vabbè, le lascio perdere, onestamente, arrivato a sto punto. Mi sento abbastanza confident. Allora, partiamo da... devo andare con calma perché c'è il serio rischio che io non mi ricordi bene come si gioca. Allora, io più che le mele, se ce le ho, prenderei le mele grandi. Cioè, almeno risparmio proprio sugli item. Poi, bacca frago, bacca liegia, sti cazzi, le bacca pesca, portane su 5. Le bacca pesca, scusatemi, le bacca arancia. Pazzito completamente. Va bene, non ricordo, va bene che non gioco da quasi un mese, ma adesso, sincero, arrivare a confondere bacca pesca con bacca arancia, io il pro player dei Pokémon, mi sembra un po' eccessivo. Occhio a non tirare su una bacca arancida, ma non dovremmo. Bacca arancia, pietri seme, prendine due, prendi 4 revital seme che mi cago addosso. Potrei anche prenderne 5, onor del vero. Per
per pura pavidia, si dice. Una persona pavida è una persona che prova pavidezza, pavidia. Esiste sta parola? Boh, che cazzo ne so, perché me lo sto chiedendo? Semidormita è un'idea, uno lo prenderei. Semidormita, semi puro, semi impeto, non è una idea malvagia forse. Tirarcene uno. Semi salute, aumenta la velocità di movimento, forse di questi qua semi sprint ne prendo due, che non sarebbe male giocarceli sul boss. Ma che depositare, pazzo, preleva. Pazzoide. Pavidità, bravi, non mi veniva. Pavidità, grazie. Non era facile. Per me. Vabbè, strabico, tenebra, sti cazzi, seme turpe, sti cazzi. Stor di seme eviterei. Ah, gli elisir. Allora, prendine su... 3, mi auguro che basti, o sì, tanto poi andando ai boss si resettano, quindi... In caso faccio un po' di speedrun. Tanto andando ai boss si resettano i pp, quindi ottimo. Oh, borca momento senza spada. Beh, le MT le skippiamo. Ok, questo è molto importante. Allora, blocco sfera. Questo è molto forte. Prendine tre. Prendi un evadisfera in caso. Giusto una, lentosfera la sasta. Prendi due pietrisfera. Scambio sfera, roccio sfera, rivela sfera, scambio sfera, sdegno sfera. Magari una la prendo di queste. E una terror sfera. Vai, così mi sembra di essere messo abbastanza bene. Abbiamo anche poco spazio per altre cose, però... Vabbè, alla peggio... Cioè, ci sta, è la battaglia finale, che cazzo mi devo... Cioè, devo per forza prepararmi così. Poi valuterò se tirare su degli item oppure no dal dungeon finale. Com'è che si chiamava il cratere qualcosa, vero? Cratere oscuro, era prevedibile. Bene, signori! È il momento, dopo 22 minuti di live, passati a leccarvi il culo, sostanzialmente. Scusate, prendo una bottiglia d'acqua. Dopo 22 minuti di live, direi che siamo pronti. Io prima di andare a sto punto vi ricordo, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, perché viene da pensare che attualmente io sia... forse davvero un punto di riferimento per Mystery Dungeon in Italia, quindi se questo non merita, o lo diventerò, ho intenzione di diventarlo in qualche modo, quindi se questo non merita l'iscrizione, non so cosa lo meriti. Vi ricordo che per supportare e per avere vantaggi che trovate tutti in descrizione potete abbonarvi, che ci sono le super chat per mandare messaggi evidenziati e supportare il progetto, e di mettere mi piace la live, porco due. Tra l'altro, a proposito, scusatemi, perdonatemi, oggi vado un po' a rilento, però è anche vero che mi sto riabituando alle live su YouTube, che obiettivamente ho lasciato un po' da parte. Volevo andare ad aprire la cabina di regia perché sto seguendo la live dal programma di streaming, che però su YouTube non è esattamente congeniale. Vai, ci siamo. Temo che Darkrai scapperebbe se andassimo in troppi. Tuttavia, se andaste in due potreste non farcela. Quindi, per essere sicuri di battere Darkrai e mettere fine al suo piano una volta per tutte, ti unisci a noi. Suggerisco di andare in tre, senza far venire nessun altro. Minchia, ok, mi permette il terzo membro. Allora, aspetta. Se mi permette il terzo membro, lo ragiono. Perché... Allora, è vero che io ho Roselia, ma io c'ho Articuno. Cioè, non lo so, ma forse mi porto Articuno. Ah, e lei il terzo? Ah no, allora faccio volare questi. Ah, ok, evidentemente mi ero perso qualcosa. Allora, niente.
Evidentemente mi ero perso io il dettaglio. Probabilmente aveva detto che sarebbe venuta un mese fa e me l'ero dimenticato. Ok. Vai. Sì, andare, aveva, ora che mi ci fate pensare, aveva detto che sarebbe venuta, saremmo andati noi. Senti, a questo punto il nastro cachi lo lascio giù e faccio spazio, però abbi pietà. Nastro cachi, la più grande cringiata mai partorita, ma solo con un Pokémon con petalo danza può servire sta roba. Vai! Ora ci siamo. Andiamo al cratere oscuro. Aspettate che abbasso un po'. Io sono curioso delle ossa. Mi alzo la cuffia. Wow. Minchia che host. Presidente della Repubblica, porco, buongiorno, due. Datemi i grazie, consieri, Domopacco, per il nono mese. Hai rovinato fuoco, tutto. Fuoco, fuoco. Grazie per la tier 1, a parte gli scherzi. Che tensione. E cosa sono quelle? È lava quella? È un cratere vulcanico. È qui che dobbiamo affrontare Darkrai. Non possiamo sapere che accoglienza ci ha preparato. Mi chiedo se sarà una boss fight diversa dalle altre. Dobbiamo procedere con molta cautela. Sì, sì, è un cratere vulcanico. Ok. Classica host alla Mystery Dungeon. Voglio esplorare un po'. Ah. Merda. No, ok. No, no. Vai al prossimo piano. Ho già capito come va a finire. Vai. Grazie Alessio per la sub regalata. Grazie mille. Ok. Grazie mille per la sub regalata. Oh, cazzo, Berardi. Vai. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Ok, d'accordo. Devo anche iniziare a prendere un po' le misure degli amici, eh? Vai giù di qua. Vai. Ok, un idropompa basta per i Flareon. Mi chiedo se sarà pieno di Pokémon di tipo fuoco. Quello è un Impudon? Sì, direi di sì. Guarda quel gruppetto di tre Pokémon. Non vuoi incontrarli tutti assieme, eh? Questo è un Charizard, un Tiredro Pulsar. Vai. Sì, le lenti X. È un Charmeleon. Wow. Presidente Cazzo. Della Repubblica, buongiorno. Datemi i corazzieri, no, aspetta, per favore. Se permetti, ora ti finisco. Eccola qua, la sub in regalo. Grazie mille. Apprezzatissima, eh. Che bello vedervi. Dio. Non Dio. Merda, certo che Chikorita in questo contesto non è... Non è proprio indicato, eh? Cosa fa? Cos'è? Provocazione? No, che okay, attacca lì. Finisci questo. Ok, bene. Speravo che Cresselia si mettesse in mezzo. Doppio team. Sta già venendo una malattia grave. Ok. Non mi è piaciuto. Cresselia non mi sta piacendo. Non posso vedere le mosse, vero? Livello 47, fanculo, doppio team, ma poi le altre, non le saprò mai. Vai giù di qua. Vai. No, prova a salire, io vado verso gli item, tanto esplorare per esplorare, magari questo è vital seme. Seme vista. Svegliati. Svegliati, 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 cazzo. Minchia, ho sbagliato il movimento, sono stupido. Vai. Non mi sono accorto che mi hanno disabilitato idropompa. Quando è successo? È stato attaccalite. Probabilmente, immagino. In tutto questo non ho precisione. Oh, bella questa abilità qua che però. Oh, Chikorita. Dai. Dai, andiamo, forza. Vai. Tra l'altro, esatto, Cresselia non posso nemmeno. Mi brucia anche i Revital Seme. Saperlo, mi sa che sono anche pochi. Cazzo, non ho precisione. Senti, ma il semivista cosa fa?
migliora la vista, specifica. Per vedere le trappole nascoste e poi con il stato di invisibilità. Ok. Lo mangio giusto per sprecarlo e non accumulare roba. Minchia. Senti, fai che io vado. Cicorita, ho bisogno che tu non intili, eh. Ok, bravo. Qui mi hanno droppato la precisione e devo trovare le scale, ragazzi. Ok. Ottimo aver scoperto di qua. Mamma mia. Ah, ragazzi, scusatemi, ma quanto è storto il Poudon? Merda. Merda. Non è chiaramente il Poudon sto Pokémon. Questo non è chiaramente il Poudon. Beh, è stortissimo. Mamma mia, quanta gente. Grande Cresselia, gran play, bravo. Cerchiamo di non bruciare troppi pp. Dai. Manda Cresselia un attimo. Ma tu attaccherai ogni tanto Cresselia o... Ok, perfetto. Ti prego, dimmi che sono qua. Ok. Vai, minchia, con zero precisione. Ok. Cioè, i Poudon c'aveva una testa assolutamente sproporzionata. Terribile lo, il suo modellino di Mystery Dungeon. Vai, arraffa sfera, oh. Giocala. Ma stamela qua. Fuori dal cazzo, non la voglio. Vabbè, a parte che... Sì, sono un grande. Adesso con una raffa sfera torna qui. Vai. Questa è una buona giocata. Tergisfera. Oh, davvero? Scherzi? Vai, usala. Che culo. Vai, abbiamo una mela in più. Si gode. Vai, piano meno 4. Partire da così in basso mi dà talmente tante opzioni che mi preoccupa. Comunque ho più o meno capito la geologia del dungeon. Ok, che culo. Voglio andare a cercare item. In realtà non mi servono. Tiro dritto. Ok. Odio la sabbia. Più che altro perché mi rallenta un po' a caso. Ok. Stiamo avendo un po' di fortuna. Il che va... Minchia, che culo. Un'altra evadisfera. Penso... Dicevo, penso di lanciarla via, non mi serve. Procedi, vai. Ok. Il tizio che mi sta inseguendo là dietro non mi sta piacendo. Ok, perfetto, si è infilato in una stanzetta, molto bene. Piano, con calma. Madonna. Se rimane... Eccoci. Dicevo, se rimani incastrato... Bene. Se rimani incastrato davanti e dietro qua dentro... Non ne esci più, eh. Minchia. Wow. Cos'è, 200 di danno? Minchia, che tankata. Giù. Terribile, eh. Dite che occorre... Porca troia. Ho preso proprio la strada sbagliata, eh. Sembra quasi costruito a modo spirale in qualche modo. Semidormita. Telesfera. Cosa che faceva la telesfera? Teletrasporto l'obiettivo. Ok, teniamocela da parte. A sentimento le scale sono a sinistra. Charmander! Muori. Va bene. Me le aspetterei qua io. Ok, sì, più o meno. Vai. Buono. Annullo sfera. Aspetta, no, dov'è terreno? Eccoci qua. Distruggi le trappole della sala. Vai, nel dubbio. Baccaliegia. Mangia, nel dubbio. Consuma la sta merda. Ok. Gli sono andato un po' in incontro, ma... Tanto ho range per farcela. Vai. Cazzo, effettivamente stavo pensando, anch'io ci ho pensato.
Se arrivi in questo punto e sciaguratamente hai due Pokémon di tipo erba, non te la cavi più, sono solo tipi fuoco. Bene, Chimchar non vado a sprecare troppo. Stavo pensando la stessa cosa che ha scritto Arcangelo Magarelli. Se arrivi qua per caso con i Pokémon di tipo erba, sei tipo fottuto, non ce la fai più. Che il dungeon finale sia di tipo fuoco è un'ottima cosa. Oh, Revolta Sam, ma che cazzo era? Non me lo ricordo neanche. È uno che rianima un po' esausto, capito? Come? Cosa succede dopo che la rianimano lo strumento dopo l'uso di ventuzione in fase? Può essere usato solo da un po'. E l'avevamo già beccato il Revolta Sam. Cos'è che faceva? No, lo so che è il fake. Grazie, è evidente. Non ricordo cosa facesse nello specifico. Mi sembra di averlo già incontrato. Tra un attimo ho bisogno già del primo elisir. Non piacevole. È quello che ti... Ah, era quello che faceva morire dal ridere. Bravi, è vero. Non ho niente da lanciargli. Ma georaggio colpisce anche a distanza, giusto? Ok, perfetto. Da dietro, come le merda. Ah, cazzo, ma arriva la sabbia perché spawnerà un Hippowdon. Eccoci qua. Ci ho pensato con colpevole ritardo. Ho sbagliato. C'è Aurora, questo era. The fuck, bro? Letteralmente inutile, Cresselia. Cresselia fa la muffa. Mi piace come i Pokémon accompagnatori in queste missioni siano pensati come chiaramente dei nerf al giocatore. Sono un peso e basta. Tranne Grovyle. Forse Grovyle quando ce lo siamo portati dietro era effettivamente forte. Vai. Piano meno 9. Allora, ne ho di Elisir dietro e sto giocando praticamente solo io. Quindi ti direi che senza indugio me ne tiro subito uno. Adesso che ho preso le misure ho capito che questi qua si possono gestire anche senza sprecare idropulsar, tutto sommato. Oh, là. Buono. Pigliate, Cabrillo, va. Vai. Anch'io ho avuto la sensazione che Grovyle come Pokémon accompagnatore fosse by far il più forte. Tutti gli altri che ho avuto erano dei relitti. Vai. Queste gomme qua me le sparo giusto perché non ho spazio nell'inventario, eh. Sei dovuto attacco speciale. Buono. Vai. Vai. Per ora stiamo andando veramente in ciabatta. Non vado a farmare gli item perché okay. Distrutto. Questo semefato. Sai che non mi ricordo cosa faceva. Ah, diminuisce di un livello del Pokémon, gli riempie leggermente la pancia. Mi cringe un po' sto item, lascia giù. No, allora Pietro, per ora Cresselia ha preso pochi schiaffi a onor del vero, benvenuto. Però sì, ci siamo resi conto che è un minion. Purtroppo, più che altro, non potendo decidere tu le mosse che usa, è un minion. Baccarancia. Quindi è piantante, raga. Mangia la sfregio. Qual era la bacca che se mangiavi a full vita e ti dava un bonus di HP? Forse era la bacca cedro, raga. Ok, Flareon. Non so cosa potrebbe fare, però. Bello. Grande Flareon, eh. La bacca cedro mi sembra che se la sparavi a full vita ti dava un bonus. Oh, bello. Dallo a Cicorito. Tanto vale. È qua per terra. Non lo tirerò mai su. Qualcosina ha giocato. Non è completamente sprecato. Se non altro. Grande Aquilava senza fiamme. Raga, Aquilava senza fiamme è un Pokémon inguardabile. Guarda com'è brutto sto tapiro di merda. Quanto cazzo tanca? Ok, non mi stai piacendo. Sarà perché gli ho dato del tapiro di merda? Dai, giù. Bene, credo che abbia resistito a un HP in realtà o qualcosa del genere. Ok, zero scale. Minchia, Cicorita, che danno. Questa dalla Cicorita tranquillamente con una gomma verde. Vai. La bacca cedro. Hai ragione, la sto tenendo nel deposito. Ma è perché... Boh, me la tengo per altri momenti. Attualmente non è particolarmente utile.
Considerate che magari smetto di streamarlo il gioco, però ci sta anche che io me lo giochi per cavoli miei, eh. Se voglio fare qualche cosa di... Adesso ve l'ho detto, finito l'episodio speciale di Grovyle e tutto, do spazio a un altro Mystery Dungeon che è Squadra Rossa, anche giusto per cambiare un po'. Però non è detto che io poi per cavoli miei non lo giochi. Sta scappando? Ah merda, sai cosa? C'avrà fuga facile questo. Ma bro, sei finito? Vabbè dai, lo freddiamo. Perché era giro raggio, so se ci siamo capiti. Era difficile non pescare le scale per tutto sto tempo, eh? Eh no, in realtà era... Guarda te che merda, dovevo fare per forza tutto il giro. Vai, sali. Vai. Capito, c'ho l'isola zero. È difficile che io trovi il tempo. Però sai, io magari mi tengo il salvataggio lì. Non vedo problemi. Quindi, boh, io a sensazione non mi sembra troppo utile. Magari me lo tengo per altri... quello là. O è Kecleon? Oh, ci va. Rapidash, vabbè. Comunque, allora, io sono un po' pavido, ragazze. Quindi entro nei dungeon con un botto di roba. Però... probabilmente potrei entrare con molta meno roba e farmi carriare dagli item dentro, perché sono tantissimo. Cioè, mori. Oh, ah, merda, non riesco neanche a colpirlo. Ah no, ok. Non mi piace sta cosa. Presidente della Repubblica, okay, buongiorno. Dovremmo essere salvi, per favore. Che cazzo di rischio. Cropo, ti consiglio però squadra di soccorso di X, poi. Grazie, Matt Cobra, per l'ottavo mese. No, non voglio giocare il remake. Mi è piaciuto molto. Però ci tengo a rigiocare l'originale. Non lo gioco da troppo tempo. Ci tengo a rigiocare l'originale. Cazzo, Geoforza. Questo è un covo, eh. Questo è decisamente un covo. Penso che lo eviterò per ora. Ancora tu! Mori. Però io ho apprezzato moltissimo quel remake. Anche graficamente l'ho trovato davvero bello. Ma domanda. Posso assegnare un item a Cresselia? Cioè, per intenderci. No, ok. Cioè, su questi qua hanno iniziato anche a tirare gli item? Sì, meno male che sono abbernato. Meno male che sono un tipo acqua, altrimenti qua si soffriva come dei cani, eh? Non che non si stia soffrendo. Ma poi, scusatemi, Geoforza, chi cazzo me l'ha tirato? Camerapt? Tremendo, eh? Sono salvato per... perché immagino itti tutta la stanza, quindi sono uscito dalla stanza e non è più arrivato. Mi dire. Ma tra l'altro è un Pokémon. No, meno male che Cresselia Levitate è dietro di noi. Sì, è cazzo di Camerapt. Aspettate che lo finiamo. Ma dietro. Ok, sta arrivando un Charmeleon, va bene. Ce l'hai, eh? Allora, se le scale sono al covo, regà, tiro una bestemmia. Ok, ottimo. Dai, vieni che sei fattissimo, ti si vede. Ok. Sì, è vero, Levitate è ottima contro i Geoforza. Cazzo, però Geoforza è terribile, eh. E qui, tutto a destra, puzza di cadavere, sta... Porco Giuda, non è un covo? Fra... Fra! Ero già pronto a mettermi a piangere. Va bene. Vigornastro. Vabbè, lascia stare Vigornastro, va. No, no, chi sottovaluta sto dungeon, Luke? Minchia, sono entrato con 5 le vite al seme. Chi lo sottovaluta? No, no.
Per ora sta andando bene, ma già il GeoForce di prima già quasi scoppiato. C'è un covo. Sì, era un covo abbandonato, evidentemente. Non c'è altra spiegazione. Ok. Già inizio a capire qual è l'andazzo qua. Ho sbagliato strada. No, non volevo far terreno, infatti. Se permetti, idropulsar. No, non ho detto che posso entrare come uno strumento. Cioè, non in questo dungeon. Ho detto che, overall, l'esperienza che ho ricevuto da questo gioco è che, per sicurezza, mi porto molti più strumenti di quelli che uso. Cioè, questo era il senso. Quindi, in generale... Qui in generale potrei provare a usare un po' di più, ma poi dopo io mi cago addosso e ne porto tantissimi. Cioè i Revital Seme no, per esempio gli Elisir potrei portarne un po' di meno, il cibo, poi mi porto sempre troppe mele probabilmente. Cazzo, questa roba qui no. No. Vabbè, muori là dietro. Sta cazzo di combo che hanno tirato fuori non mi è proprio piaciuta. Setup di uno e l'altro che incassa colpi al suo posto. Il problema è che secondo me le scale sono qua. Vai. E Cicurita? Mi ha droppato la precisione, vero? Mi ha fatto un turbo sabbia. Catroia. Ma se mando Cresselli a giocare di Psychic è così folle? Lacerazione, sto idiota. 41 PS. No, 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 vai. Levati. Cioè, non sei proprio affidabile. C'è l'intelligenza artificiale di un paramecio. Oh, ottimo. Vai. Ok. Wow. Senti la host. Salva. Senti come spinge la host. Tanto ragazzi, vi ricordo, like alla stream, solo 86, siamo in 246, non credo che sia un numero corretto. Poi vi dimenticate di mettervi mi piace la live, lo so, fatelo. Senti, io butto il nastro forza. C'è stata una parte di questa host che era proprio darkraieggiante. E sembrava quasi l'antico chateau. Wow. Voglio ascoltarmelo un attimo. Voglio godermelo un secondo. Questa cosa che viene giù mi ricorda tantissimo Pokémon. Questa roba qua mi ricorda quasi Pokémon Platino. Quasi mondo distorto. Secondo me riecheggia un po'. Cratere profondo, piano meno uno. Wow, ciao Monfredo. Come va? Minchia. Questa hosta è clamorosa. Questa è proprio bella, ragazzi. Oh, quella di prima non mi faceva impazzire. Questa carica a Nino. Ok. Vai. Flareon. Mi si sono restaurati pipi. Restoccati i pipi, vero? Sì. Okay. Si è mosso male. Non fare rogodenti, non fare rogodenti, non fare rogodenti. Ok, sei un coglione. Muore. Vai. Sì, ho salvato. Se mi è fatto, lascia perdere. Ok. Vai, via. Non c'è problema. Tergisfera. Per ora lasciala qua. Mamma mia, questa parte qua di host è una mina. Questa nello specifico è clamorosa. Tan 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 tan. Fa impazzire. Bello. Telesfera. Scusami, telesfera? No, teletrasporto l'obiettivo, me lo ricordo. Senti, potrei mangiarla. Però magari c'ho qualche item completamente inutile che ho tirato su all'inizio, no?
tipo la telesfera o la ribattisfera, per dirne uno, no? Vai. Facciamo che... Cos'è quello status lì? Bisogno che Cresselia combini qualcosa. Bravo. Se mi hai vista, mangialo, non c'è problema. Vai. Vediamo le trappole. Perfetto. Bene. Piuttosto che lasciarlo giù, tiratelo. Mi sembra una filosofia eccellente. Ho immaginato che muro di fumo fosse gli attacchi che non vanno a segno. Ah, c'avevo anche... Vabbè, il bastone. Guarda, sfrutta loro. Avevo immaginato che muro di fumo fossero gli attacchi che non andavano a segno, perché non era semplicemente il drop della precisione, era qualcos'altro, si vedeva. Vai, mangia. Baccaliegio, baccarancia, completamente inutili. Però è a tempo limitato, ora posso hittare. Non è sempre facile passare dal classico gameplay Pokémon, cioè dagli effetti classici di Pokémon a questi. Devo spostare di qua. Vai. Scusate, rottino. Ok, questo qua dovremmo affrontarlo. Vai. Tanto ho tanti Elisir Max, vado tranquillo. Infatti, meno male che Cicorita è là dietro. Cazzo, ma cargo la vasbuffa è un problema. Sarà qui la scala. Mi sa che... Oh, la trappola su di lui non ha effetto. Guardate che cheata con Basken, eh. Con Basken è un cazzo di cheater. Senti. Ok. Così facciamo... Okay, facciamo che io gestisco lui. E Cresselia magari... si inventa... Dio boia, Cresselia! Ma sei folle! Braciere! Sarà stato aiuto fuoco, ma Cristo che botta! Ma posso dargli una baccarancia a Cresselia, scusatemi? Almeno quello? Ok, sì. Provo a tenerlo lontano dagli scontri tipo Goku quando c'ha la malattia cardiaca, uguale. Facciamo la stessa... Dio Gesù, tira il bastone, va. Questo qua confuso non mi piace. Mori. Vieni, andiamo di qua. Ok, perfetto. Facciamo così. Arcanine, via! Ok. Vai. Cresselia si è ripreso. Qua abbiamo fatto una... Minchia, che gigante! Fra... Porca troia, questo è il gigante colossale. Che sopravvive. Avrà solo idroccia, secondo voi? Potrebbe. Immagino che funzionerà come nei giochi originali. Non c'è motivo per cui non dovrebbe. C'è quello che sta arrivando dietro di noi? No. Forse me lo sono immaginato. Vai, tira su bastone. Oh, lo stiamo usando bastone? Vedi? Pian piano sono arrivato anche a sfruttare più item. Ecco, questa è una situazione simpatica. Vai. Mentre... Mi piace che mentre Rapidash va via gli trito gli amici che gli stavano dietro. Vai. Ok. Baccarancia. Usala come cibo. Cioè, banalmente le mele poi sono inutili, puoi anche non portarle. O comunque ne puoi portare molto meno di quanto ne porto. Dai, va bene, prendi la scala. Piano meno 7. Mi aspetto una ventina di piani, in realtà, del coso profondo. Cioè, del cratere profondo. Magari è un po' too much, però... No! Qua c'ho la sensazione... C'ho la sensazione che ci possa scappare un... un Revital Seme di troppo se non gli lancio la sfera. Dovevo usarla. Mamma mia, che culo. Mi dimentico sempre che la sfera, anche se prende l'obiettivo davanti a te, non devi lanciarla ma usarla. Cos'è che mi ha droppato? Minchia, meno male che mi ha salvato Cicorieta. Drop dell'attacco speciale.
bene. Guarda. Perché lui sta lì, sta sul muro, quindi non lo prendo mai. Sai che mi gioco la terrorsfera, raga. Porco Diaz, però, che incubo. Cos'è questa? Radar sfera? Localizza i Pokémon. Vabbè, lì già li vedo, gioca da caso. La terrorsfera tanto è la... è quella meno... Ok, vai. Sto piano mi ha rischiato. La terrorsfera è quella meno forte per gestire i covi, quindi la gioco. Terribili gli avversari sui muri, mamma mia. Veramente inaccettabile. Vai. Ammetto di essermi un po' spaventato, eh. Ok. Fatti sti soldi. Cazzo. Se avessi un po' di tipo fuoco, immagino. Immaginavo. Ho fatto una cagata. Non ho ancora capito quali sono i movimenti ideali per evitare che anche i tuoi compagni si avvelenino. Non mi piace che stia inseguendo. Che possa inseguire Cresselli avvelenato. Sì, sto roba qua non può aver retto a Solid Roccia per forza. Ok. Chill. Piano meno 10. Che siamo. Te lo lascio, Cicoletta. Te la puoi gestire. Bravo. Piano meno 11. Allora, senti, Cicoletta. Te lo lascio a te. Cosa ha fatto? Forte un canto, va bene. Ma no, frate. Quell'altro devi gestire. Questo lo devo tenere io. Qua ci scappa il morto. Meno che Cicoletta non fa il miracolo. Ha fatto il miracolo, bravo! Porca troia, che delirio, ragazzi. Cioè, se spammo A di fianco a una trappola me la svela? Wow, non lo sapevo. Ok. Questa è un'ottima meccanica meta. Non c'ero ancora arrivato a questo. Bene. Droppa la gravel roccia. Il gioco si fa antipatico, eh? Ok. Piano meno 12. C'è un buon modo per scoprire dove sono le trappole. Non c'ero ancora arrivato. Molto bene. È come quando, esatto, è come quando ci corri sopra. Se ci corri sopra non si attiva la scopa. La trappola non funziona. Non indagherò oltre. Cazzo, cosa vuol dire? Vedi se Cicoletta. Sono un coglione. Aspetta, io sto flinciando. Fai andare Cicoletta. Ya fai? Ok, Cicoletta l'ha violato. Io non riesco a hittarlo. Va bene, interessante. Tra l'altro foglia magica sarebbe anche fisica, quindi in teoria... Mamma mia, come corre questo. Vai, tra un attimo mi tirerò un altro Elisir Max, eh. Ok, oh là, livello 53. Wow. Benissimo. Vai giù di qua, sperando che non ci sia un covo. Ok. Se c'è un covo con solo... Io qua ci sono, tanto sono vicino. Vediamo se lo devo prendere nel culo la prima volta che rischio qualcosa. No, ok. Allora, mangia sta roba. E... Che cazzo è quello? È un Torkoal? Merda, ma guarda quanti... Da dove siete arrivati? Chico... Siete che qua, la mia domanda è, le voglio tirare su o...
posso anche voler tirar su. Vai, ci siamo. Stiamo giocando bene, secondo me, tutto sommato. Però, sì, se abbassi la guardia ti puniscono. Ok. Soprattutto, allora, non mi piace essere all'oscuro dei nemici in una stanza gigante con roba che mi può spammare geoforza nel culo. Una sensazione tremenda. Vai. Sapete cosa sembra in alcuni punti questa hosta anche? Quando c'è quell'attacco di tamburi, ton 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 ton, sembrano le musiche di Dragon Ball. Mi ricordano quelle. Ok. Là in alto puzza di covo, eh? Però c'è il rischio che le scale siano lì. Merda, ho fatto un passo di troppo. Questo ha fatto Calm Mind, mi trita. Non è vero. God. Ok. Facciamo che non mi prendo troppi rischi e mi gioco l'Elysier Max. Ok. Vai, Hydro Pulsar. Ottimo. Qua mi puzza di covo. Ah, ok. Io continuo a mangiare, eh? Per il puro meme. Ok, scala. Vediamo cosa c'è qua. Gravel roccia. Geomasso. Chill. Piano meno 15. Fossa oscura. È qua che Darkrai ci attendeva. Minchia. Mi ricordo che aveva detto fossa oscura, forse. 30 piani. Ci siamo. È un vicolo cieco. Non possiamo andare più in profondità. Ma dov'è Darkrai? Mi avete fatto aspettare. Minchia raga, come l'ha reso inquietante Darkrai. Questa qua è la host in the future, eh? La sto usando per un video. Darkrai. Gentile da parte vostra venire qui, Cicorite Giovanni. Perché ce l'hai con noi? Non ci conosci nemmeno. Vi conosco fin troppo bene. Soprattutto te, Giovanni. Mi hai conosciuto nel futuro. Cosa? Mentre stavi viaggiando verso questo mondo con Grovyle, Giovanni, hai avuto un piccolo incidente. Incidente? Lui c'entra con la nostra trasformazione in Pokémon. In qualche modo? Oh, è vero. Grovyle me l'ha spiegato. Abbiamo avuto un incidente mentre viaggiavamo nel tempo. È l'inizio del gioco, eh? Questo è l'inizio del gioco. Questo è l'inizio del gioco, quando ci risvegliamo sulla spiaggia. Sì, tu e Grovyle avete avuto un incidente mentre viaggiavate nel tempo. E questo lo sapevamo. Ci siamo separati, noi siamo diventati un Pokémon. E di conseguenza vi siete separati. Tu hai anche assunto la forma di un Pokémon. E hai perso la memoria. Non hai mai pensato a quanto sia stato strano quell'incidente? Quanto sia stato strano? Sì. Pensa a come ha avuto luogo. Proprio mentre tu e Grovyle stavate viaggiando nel tempo. Non ti sembra un po' strano? Darkrai, ne sai qualcosa? Naturalmente. Quell'incidente è stato causato dal sottoscritto. Ok? Ora sono curioso di sapere perché. Lui probabilmente, ipotizzo, cioè nel senso, noi stavamo tornando nel passato per fermare la paralisi del mondo e quindi per fermare il piano di Darkrai che aveva avuto successo. Quindi Grovyle ha trovato il modo di farlo, quindi di andare contro Darkrai. Io immagino che Darkrai abbia voluto bloccare. Però
Scusami, Darkrai come ha fatto a interagire all'interno del viaggio nel tempo? Darkrai viaggia nel tempo? Si è servito di Dialga in qualche modo per farlo? No, certo, se vado avanti magari lo spiega, sto teorizzando per vedere se ci prendo. È interessante come abbia potuto interferire nel viaggio nel tempo, come abbia potuto trasformarci in Pokémon. Sono tutti i poteri che Darkrai non ha. È come se mi continuo a pensare che in qualche modo abbia ingannato una serie di persone per fare quello che è successo. Cioè, cioè persone, scusatemi, Pokémon in realtà, tra cui Dialga. Cosa? Cosa hai detto? Il mio desiderio è avvolgere questo mondo nell'oscurità. E qui mi chiedevo, c'è un... lui avvolgere il mondo nell'oscurità è... Come entra esattamente in relazione col suo essere un Pokémon degli incubi? Perché l'oscurità fa dormire. Mi sembra un po' banale. C'è un parallelismo tra oscurità e sonno in qualche modo. Vediamo se lo spiega. Come obiettivo avevo scelto la Torre del Tempo di Dialga a causa del suo legame con il tempo. E come l'hai distrutta? L'ho sabotata. Questo avrebbe causato la distruzione del tempo. E alla fine la paralisi del pianeta. Però vorrei sapere come l'hai sabotata. Perché l'unico modo che mi viene in mente è aver costretto. Mantenuta segreta la faccenda degli ingranaggi. Come l'hai sabotata? Cioè, come hai fatto? È questo che mi spiazza. Tuttavia, Grovaille e Giovanni hanno deciso di mischiarsi. Sono venuto a sapere del loro arrivo dal futuro. Così li ho attaccati mentre viaggiavano nel tempo. Come hai potuto fare tutto questo? Non è una tua prerogativa. In modo da sbarazzarmene. Ma un evento imprevisto ha reso impossibile farli sparire. Avrebbe dovuto essere sufficiente. Soprattutto per Grovyle. Ma sai come hai fatto a diventare un Pokémon, Giovanni? L'ho protetto? Gli ho fatto scudo in qualche modo? E sull'umano il suo attacco ha avuto un altro effetto? Quando si è verificato l'incidente, hai protetto Grovyle dal mio attacco. Ho protetto Grovyle. Sì, hai assorbito gran parte della potenza dell'attacco che doveva colpire Grovyle. Sembra che la tua forte volontà di proteggere il tuo compagno si sia mischiata con le molte dimensioni che avete attraversato. Forte volontà di proteggere il tuo compagno? E va bene, la volontà è una meccanica in Pokémon. Sì, è mischiata con le molte dimensioni che avete attraversato. E di conseguenza hai assunto le fattezze di un Pokémon. Allora, è una supercazzola. Nel senso, è una supercazzola questa. Nel senso, io ho protetto Grovyle. Noi siamo nello spazio-tempo. La mia volontà ha interagito con le dimensioni. Fonte, fidati, bro, capito? Cioè, mi torna il discorso. La mia volontà di proteggere Grovyle ci può stare che interagisca con lo spazio-tempo che stiamo attraversando, perché volontà, spazio-tempo possono interagire in Pokémon. Però, questo come mi porta a essere un Pokémon? L'ho davvero fatto? Pensavo che ciò che avevo fatto sarebbe stato sufficiente.
Pensavo di avervi resi incapaci di fermare la paralisi del pianeta. Tuttavia devo avervi sottovalutati. Tu hai incontrato Chikorita e insieme avete prevenuto la distruzione della Torre del Tempo. Avendo sottovalutato quanto avreste interferito, il mio piano originale si è rivelato un fallimento. È per questo che hai deciso di sbarazzarti prima di Giovanni e di Chikorita questa volta. Volevi impedire che ti mettessero i bastoni tra le ruote. Ecco perché hai provato a piegarne lo spirito. Hai persino usato una falsa me stessa. Anche adesso ci aspettavi qui, per eliminarci in un colpo solo. Beh, questo era abbastanza evidente. Molto brava. È esattamente ciò che volevo fare. Ma ho cambiato idea. Giovanni e Chikorita, avete dimostrato di avere coraggio e spirito di iniziativa. Sbarazzarmi di voi per sempre mi sembra un tragico spreco. Avete del potenziale. Sì, pagliaccio. Che pagliaccio. Perché non passate dalla mia parte? È una proposta assolutamente indecente. Cosa? Perché non vi unite a me? Potremmo regnare su un mondo immerso nell'oscurità. Cosa? Dominare il mondo con Darkrai. Se noi tre uniamo le forze, potremmo farcela davvero. Ebbene, vi unirete a me? Oh, Giovanni, Chikorita, non credete alle sue menzogne. Ma non pensateci, cioè, nel senso... Chikorita, mi stai ascoltando? Forse Darkrai ha ragione... No, Chikorita! Che vogliamo prendere in giro? Non abbiamo speranze di farcela contro Darkrai in ogni caso. Ma perché? Non ha senso opporre resistenza. Passare dalla parte di Darkrai penso che potrebbe essere la cosa migliore. Ma perché? Sto bluffando. Chikorita, perché? Appunto! Perché? È un bluff. No, è un bluff. Oh, wow, aspetta. È possibile che... È alla mo' di pal... No, scusa. Cioè, è sempre parte dell'incubo tutto questo? Hai fatto la scelta giusta, Chikorita. Molto saggio da parte tua. E tu, Giovanni, cosa vuoi fare? Se ti unisci a noi, la prima cosa da fare sarà occuparsi di Cresselia. Noi tre ce ne sbarazzeremo insieme. Cosa hai detto? Adesso, Giovanni, vieni, unisciti a noi. Non andare, Giovanni. Sì, cioè, no, cioè, il concetto, raga, è che... Questo twist di Chikorita non ha alcun senso... Nemmeno a fronte di quello che diceva prima, cioè non c'è una logica per questo cambio di campo. Quindi mi viene da pensare che Darkrai l'abbia manipolata in qualche modo. Però non capisco. Chikorita, se non passi dalla nostra parte, Giovanni, Darkrai di sicuro non vuole solo me, mi farà fuori. No, ma è chiaramente... No, è chiaramente fuori dal personaggio di Chikorita. Chikorita non farebbe mai il ricatto del tipo unisciti a me e mi ucciderà. È troppo fuori dal personaggio di Chikorita. Qual è la tua decisione, Giovanni? Ti unirai a noi? Sì, no. È successo qualcosa. È successo qualcosa? Che frase è? No, è palese. Non mi sto perdendo qualcosa. Chikorita sta bleffando. O sta bleffando.
O è preda di un qualche tipo di incubo da sveglio o robe del genere. Il mondo dell'oscurità sarà bellissimo, Giovanni. Vedi? Questo Pokémon di cui tu ti fidi tanto ha capito come stanno le cose. Deciditi, vuoi dominare il mondo con noi? Tu regnerai sul mondo dell'oscurità. Attenzione, Giovanni. Scegli bene la tua risposta. Unisciti a me, Chikorita. Regneremo insieme sul mondo. Wait. Beh, allora, io seguo una logica. Io voglio vedere cosa succede se rispondo puntini, puntini, puntini. Ok? Per puntini, puntini, puntini non è che accetto. Giusto? Picchia, mi sto cagando addosso, no, eh? La mia risposta è... Non farlo, Giovanni. Questo è Grovyle? Non farti ingannare. Questa voce. Chikorita. No, ok, Chikorita. È tutto un incubo, secondo me. Ci sono. Questo è. È tutto un incubo, ok? Ci siamo, va bene, l'avevamo intuito. Però perché adesso ci... Oh, wait, aspetta, siamo... L'incubo lo stavamo vivendo noi! Fuck, che coglione, ma certo! Eravamo noi che stavamo vivendo l'incubo! E la voce di Chikorita è arrivata da fuori, dal mondo degli svegli, che ha detto di non farlo. Ha manipolato noi! Wow, grande! Minchia, mi ha proprio inculato con la vasellina! Cazzo, mi brucia il culo! Mi ha distrutto! Merda, potevo arrivarci! Eravamo noi nell'incubo, non Chikorita! Ah! Oh, Giovanni! Tu! Aia. Avevo ragione. Mi stava ingannando. Darkrai mi stava facendo vedere un'illusione. Ci è mancato poco. Maledizione, stavo per farcela. È la tua risposta, Giovanni? Certo. Chikorita non direbbe mai una cosa del genere. Su questo c'eravamo. Ho sbagliato a... ho sbagliato a capire chi era manipolato. Perché infatti non mi tornava. Cioè, infatti a un certo punto ho detto: Chikorita sta avendo un incubo a occhi aperti. No, eravamo noi con gli occhi chiusi. Grande. Unirmi a Darkrai, mai. Un mondo di oscurità. Non lascerò che accada. Ma come vuoi. Hai fatto la scelta sbagliata. Non c'è altro da aggiungere. Adesso mi sbarazzerò di voi. Ok, ci sta. Merda, però finirà malissimo. Ah, i nemici ci circondano. Lo sapevo. Immaginavo che avresti fatto qualcosa del genere. Anche loro tutti preda di incubi strani? O comunque convinti dagli incubi tipo Palkia? Pensa quello che vuoi. Finalmente oggi mi sbarazzerò di voi ficcanaso. Prenderò il controllo del mondo dell'oscurità. Ne diventerò il sovrano. Basta parlare. All'attacco! Fammi partire la hosta. È la stessa di Dusk Noir. Ok. Allora. Io do un semisprint a Chikorita perché voglio che sia veloce lì, lo vedo in difficoltà. Ok. Allora, so già di per certo che Cresselia morirà. Buongiorno, datemi i corazzieri, per favore.
Buonasera. Seme impeto, questo me lo tiro io. Cresselia lo vedo già in difficoltà. E mi sta bene. Ok, tra di danno bene. Ma scusami, Cicoreta qui ha dato il seme sprint. Sta memando? Presidente della Repubblica, buongiorno. E Catalza, grazie per il nono mese. Sara, grazie per il settimo. Poi arrivo. Arrivo, un attimo. Allora. Ok, che danno, bene. Ottimo, bel danno. Lì arriverà un lava sbuffa, una certa che... Ok. Aspetta. Cresselia, puoi prendere anche un po' di danno per quanto mi riguarda per ora. Allora. Perfetto. Ottimo. Rimani un po' lì. Ok. Perfetto, ottimo. Va bene, Cicurita, ti vedo in difficoltà, ma dovresti farcela. Io arretro un attimo. Cazzo, Darkrai si è ripigliato qua. Potrebbe arrivarmi un hit importante ora. Ok, gestiti. Ma come doppio team? Ma come doppio team? Ho qualcosa di per aumentare la mia precisione? No, va bene. Direi di andare a giocare allora. Speriamo di hittare il più volte possibile. Minchia. Beccati so se mi hai dormito, stupido. Re del sonno di sto cazzo. Ottimo, Cresselia, che si è allontanato. Questa è un'ottima notizia, in realtà. Merda, ma c'entralo, no? Sempre sto cazzo di inibitore. Merda, sta solo attaccando lui. Ok, va bene, Cresselia, gioca tu. Cazzo, ma... Ma è rapidissimo. Ok, buon danno. Ok, cresce. Ah, finta che hit al 100%. Grande, cresce. Let's go. Oh, zero le vita al seme. Sono un mostro, Ho giocato solo il resto. Ok, GG. Buono. Non riesco a farlo. Ce l'abbiamo fatta. Questa è la fine per te, Darkrai. Cresselia, non ti ricordi? Ho detto che non potrai mai prendermi. Ok. Lo so io cos'è quello. Dovresti ricordartelo anche tu, Cicoreta. E cos'è quello? Tunnel dimensionale. Questo tunnel dimensionale potrebbe portarmi nel futuro o nel passato. Neanche io so dove mi condurrà. Quindi tu non hai il potere di viaggiare. Questa volta ho fallito. Avvolgerò il mondo nell'oscurità in un altro tempo. Fermo, Darkrai. Non riuscirai a scappare. Sono spiacente. Posso scappare attraverso il tempo semplicemente facendo un altro passo. Non potete fermarmi. Oh. E se arrivasse qualcosa da quel portale a spingerlo di qua? Beh, cosa ve ne pare? Alla fine, sì, ho vinto comunque io. Oh. Palchia. Non te lo permetterò. Cosa? Darkrai, entra nel portale. Darkrai, entra nel portale. Scappa nel portale, ce l'hai alle spalle, come hai detto tu, entra nel portale. Entra nel portale, è dietro di te. Puoi entrarci se vuoi. Ma tu sei... Palchia?
La pagherai cara per aver allargato la distorsione dello spazio, Darkrai. Questo colpo è per la giustizia. Prendi questo. Darkrai entra nel portale. Non puoi scappare. Lo insegue nello spazio-tempo. Cazzo, gli ha tirato il raggio nel portale. Wow. È rimasto bloccato nel tempo. Il tunnel dimensionale. Il tunnel dimensionale si è disintegrato. E Darkrai era ancora all'interno. È rimasto intrappolato nel tempo. Cioè nello spazio-tempo tra le dimensioni. Ho sentito Darkrai gridare. Darkrai sarà scomparso per sempre? No, non è così. Ha subito dei danni gravissimi ed è stato esiliato in qualche luogo sconosciuto. Ma dovunque si trovi è vivo. Quando si riprenderà dalle ferite, Darkrai ricomincerà ad agire in modo malvagio. Non è possibile saperlo. Perché quando Darkrai è entrato nel tunnel dimensionale e ha iniziato a viaggiare nel tempo, in quel preciso istante è stato colpito dall'attacco di Palkia. Vi ricordate cosa ha detto Darkrai in merito all'arrivo di Giovanni dal futuro? Darkrai è attaccato durante il viaggio attraverso il tempo. Ok, quindi anche Darkrai è stato attaccato... Darkrai è stato attaccato durante il viaggio nel tempo e... Scusatemi, Grovyle... Darkrai ci ha attaccato durante il viaggio nel tempo e Darkrai ha detto ero sicuro di eliminare, di far fuori Grovyle. Poi ti sei messo in mezzo tu con quella cafonata della volontà che non sei capito. Tu sei stato trasformato in Pokémon. Ma cosa succede nel momento in cui è un Pokémon a venire attaccato all'interno dello spazio-tempo? E per questo Giovanni ha perso la memoria. Ah, quindi Darkrai potrebbe perdere la memoria? Quindi, proprio come è successo a Giovanni, è probabile che anche Darkrai abbia perso la memoria. Darkrai ha perso la memoria. Esatto. Probabilmente Darkrai non riuscirà mai a recuperare i suoi ricordi. E vagabonderà sperduto per il mondo. Darkrai. Ce ne siamo liberati. Non penso che tenterà di ampliare ancora la distorsione dello spazio. Adesso farò ritorno alla valle dimensionale. Penso che non tornerò mai più qui. Addio. Ok. Beh, è finita. Cosa ne dite di tornare a casa? Ok, un finale molto strano, eh? Non sono sicuro di averlo apprezzato. E così si conclude la nostra lotta con Darkrai. Al nostro ritorno a Borgo Tesoro proviamo una grande commozione per la calorosa accoglienza che ci attende. Avevamo quasi dato ascolto alle subdole parole di Darkrai, arrivando a pensare che né Giovanni né io ci meritassimo di stare in questo mondo. Ma vedere la gioia degli altri Pokémon al nostro ritorno mi ha finalmente fatto capire che è bellissimo essere viva. Carino. Il piccolo Azuril si è svegliato dal suo incubo e sono felice di vedere che stanno tutti bene. Mi ricordo le parole di Wigglytuff. Tutti i Pokémon in questo mondo esistono per un motivo. Anche quelli che sono cattivi con gli altri. Classic Wigglytuff. Persino Darkrai. Dopo tutto quello che è successo, le mie avventure con Giovanni proseguiranno. Vedremo molte cose e faremo molte scoperte. Abbiamo visitato ancora la sorgente Luccichio, ma non possiamo ancora evolverci. Tuttavia, sì, possiamo esistere in questo mondo. Possiamo rimanere qui. E questo è sufficiente per farci sentire felici e riconoscenti. Eccoci qua. Sono quelle note, eh? Ecco cosa ho finalmente imparato. Sì, Giovanni. Sono felice di averti al mio fianco. Continuiamo a esplorare. Che la nostra amicizia possa durare per sempre. Crediti? La mattina dopo. È andata? Ho finito... E finisce così la trama principale? Il mio lavoro qui è finito! Grande Sailor Moon! Cresselia, e tu? Cosa farai adesso?
Ho vagliato più possibilità. Potrei unirmi al team corazzieri? Sì, che bello, vedo l'ora. Cresselia, nella nostra squadra d'esplorazione. Se non sono di peso, spero davvero che mi accetterete nella vostra squadra. Mi volete con voi? Non è vero, non sei un peso. Sarebbe bellissimo, magari se ti gioco bene. Vero, Giovanni? Vai, sì, Viecce. Viecce, no, che soprannome. Vai. Allora, è bellissimo il... cioè, mi ha preso in controtempo il twist di Darkrai Incubo, però la spiegazione che dà è proprio poco convincente e soprattutto, più che essere poco convincente, è non richiesta. Cioè, non serviva che mi spiegassi il fatto che ero diventato Pokémon. Mi bastava una generica spiegazione, cioè mi bastava autospiegarmi che, boh, sì, vabbè, cioè... E entri nella dimensione si scombinano le cose. E invece ha voluto fare sta cavonata della volontà che si mischia. Non lo so, non l'ho capita proprio. Cioè mi torna il discorso del cioè ci sta che mi attacchi nello spazio-tempo e attaccandomi nello spazio-tempo perdo la memoria. Va bene, ok, non è molto spiegato a livello tecnico come succede. Ci potresti fare delle teorie sopra. Però ci sta. Come la mia volontà si mescoli alle dimensioni che stavo attraversando e questo mi porti a diventare un Pokémon è assolutamente inspiegabile. Secondo me sì. Esatto, Pigno, mi stavo chiedendo questo. Non è che magari è la traduzione italiana che dice puttanate? Non è che magari è la traduzione italiana che sbarella? In inglese dice che semplicemente di tua volontà hai protetto Groile e ti sei trasformato durante il viaggio spazio-tempo. Cioè, capito? Quella roba della volontà. Quella roba della volontà. Era una supercazzola, oggettivamente. Era oggettivamente una supercazzola. Resta il come. Resta, secondo me, come dubbi il. Cioè, quando Darkrai attacca. Nello spazio-tempo si perde la memoria. E Darkrai sembra fare una distinzione importante. Cioè Darkrai dice: io avevo un modo per eliminare Grovyle e ne ero sicuro. Tu ti sei messo in mezzo. Quindi Darkrai era convinto di eliminare Grovyle. Noi ci siamo messi in mezzo e magari sull'umano ha un'interazione diversa. Cioè, mi sembra che non risponda a nessuna domanda. Tra l'altro, una risposta a cui sinceramente non era troppo necessaria. Cioè, nel senso, è sufficiente ipotizzare che, vabbè, c'è l'incidente, mi attacchi, io capitombolo, ruzzolo via, succede il disastro, sono nello spazio-tempo, le cose si scombinano, è tutto caotico e divento un Pokémon. E perdo la memoria, ci sta. Mi sembra che si sono andati a imbordellare, scusatemi. Però ho avuto anch'io la sensazione, e infatti Pigno me lo conferma e magari poi mi informerò, che sia stato uno sbarellamento della traduzione italiana. Cioè che quella roba lì era completamente no sense. Messa giù così, cioè, e più che altro, cioè, la mia volontà interagisce con le dimensioni è un concetto che mi devi spiegare. Sennò buttato lì così, come lo relaziona al fatto che poi divento Pokémon? È un po' folle. L'altra cosa che non è spiegata è come Grovyle sabota la torre del tempo. Cioè, la mia teoria non è stata né confermata né smentita, cioè puoi comunque teorizzare. Rimango simil convinto che Darkrai possa averla sabotata sottraendo gli ingranaggi, è l'unica spiegazione che ho.
e anche perché la distorsione dello spazio-tempo ci mette un po' a prendere, e che magari abbia manipolato con i sogni anche altre persone, convincendole che quella fosse la cosa giusta. Cioè, secondo me, allora, l'unico modo per cui può aver sabotato la torre che noi possiamo conoscere è o le badilate, oppure ha tolto gli ingranaggi e ha convinto il mondo con i sogni, che è credibile perché lo fa, e ha convinto il mondo con i sogni che... allora, gli ingranaggi stavano già in dispettivi posti, siamo provati in caso di servizio per riparare la torre. Sì, quello che dico, oh great, è che forse questa cosa in realtà, cioè, stiamo teorizzando perché non c'è la risposta o la rotta col badile. Il punto è o la rotta col badile. È inutile che mi continui a dire no, non è così, dammi un'altra soluzione. Io sto ipotizzando che esattamente quella cosa che dici è un'illusione da lui creata, cioè una storia falsa che non è vero. È inutile che continui a dirmelo e non mi offri un'altra soluzione. Hai visto l'immagine dell'altare? Teoricamente distruggendo lo sbaglio dell'equilibrio, il modo per ripristinarlo è portare gli ingranaggi. Quale altare, Pignon? Gli ingranaggi erano in quei posti, nei loro posti da tanto tempo. Ah, cioè, appunto, la mia idea è che sia un processo molto lungo nel tempo. Perché altrimenti non trovo un'altra spiegazione. È inutile che mi dite no, non è così. Datemi un'altra spiegazione. L'altare della torre del tempo. Quello dove ci vai a rimettere gli ingranaggi. Figa, raga, cioè, la buttate sul... Cioè, non me lo ricordo. Dov'è che è esattamente? Posso cercarlo su Google? Dov'è che è nella... Dov'è che vengono rimessi gli ingranaggi? Cima della torre del tempo? Temporal Tower. Vediamo se trovo qualcosa. Questo, quell'altare, voi dite? Cioè, sarebbe questo, per intenderci. Aspettate che tiro fuori un'altra schermata. Cioè, questo qua. Vabbè, non questo qui, che mi sa che è uno stage the smash. Però questo qua, dietro di Alga, no? Non riesco più a vedere la chat perché sta andando tutto a puttana. Ok, ora è arrivata. Cioè, ma dov'è la rottura di questo robo qua? Non me lo ricordo rotto. Probabilmente gli sono bastato intrappolare di Alga in un incubo. No, perché perché viene spiegato che non è rotto, è solo svuotato. Ma svuotato dagli ingranaggi, quindi a quel punto che siamo, no? Mancano gli ingranaggi. Appunto, gli ingranaggi che lui ha messo, che nella mia teoria, cioè teoria nel senso che nell'idea che mi sono fatto, lui ha voluto tenere lontano e con i suoi metodi subdoli ha fatto credere nel corso degli anni che andassero protetti. Cioè, il sabotaggio secondo me è la rimozione degli ingranaggi, appunto. Vediamo se... Allora... Vediamo se trovo... No, non è questa. Dicevo, vediamo se trovo... Beh, Giovanni, non capisci. Sì. Questa sarebbe la scena, no?
Qui non c'è nulla di rotto, ragazzi. Io non vedo niente di rotto qua. Cioè, l'unica cosa che mancano sono gli ingranaggi. Mancano gli ingranaggi, non è che c'è molto a fare. L'unica altra opzione che mi viene in mente, non si, adesso c'è la mia facecam davanti, però aspettate, oh, mi viene in mente un'altra opzione, cioè che gli ingranaggi fossero gli, cioè che gli ingranaggi gli ingranaggi ai laghi fossero un backup e che qui dentro ci fossero altri 5 ingranaggi, che Darkrai ha tolto quelli. Però rimango perplesso dal fatto che Darkrai abbia attuato questo piano senza preoccuparsi degli ingranaggi di backup. Cioè, è un coglione totale. Vero è che forse non poteva prevedere che qualcuno tornasse indietro dal futuro nel passato per riprenderli. Però mi sembra un coglione di merda. Mi sembra stupido, no? Sarebbe strano. Non lo so, la verità è che ha libera interpretazione. Cioè, non viene spiegato, lui c'è sabotato. A me sembra credibile che abbia... Cioè, ma mi sembra credibile... Più... Sbagliato scena. Mi sembra credibile più che altro perché sarebbe coerente con il suo modus operandi. Cioè, nel momento in cui il cattivo ha avvolto più e più volte le persone negli incubi, cosa ci... assicura che altre cose non siano stati incubi, versioni distorte e robe? Cioè, se non ha... sapete cos'è la verità? È che nel momento in cui accetti questa cosa, cioè che Darkrai manipola, fa robe, puoi fargli far di tutto. Cioè, lì allora è un jolly teorico, dici, no, ma l'ha manipolato Darkrai. Quindi non è solidissimo. Però obiettivamente non vedo un'altra interpretazione. È evidente secondo me che la torre crolli perché mancano quegli ingranaggi lì. Che fossero altri ingranaggi, quelli di backup. Da una parte dovresti accettare che Darkrai fa tutto un piano senza pensare agli ingranaggi di backup, o che non lo sapesse. Dall'altra devi ipotizzare che Darkrai abbia ingannato un po' di persone per raccontarci un'altra storia. Però non va bene teorizzare così. Perché poi il crollo del tempo non è dettato da Dialga, ma è dettato dal crollo della torre. Che cosa fa crollare la torre? L'assenza di ingranaggi. Evidentemente. Che siano ingranaggi diversi da quelli dei laghi, può essere. Mi sembra coerente ipotizzare che Darkrai abbia generato un po' di incubi per creare un'altra versione dei fatti e ottenere il suo obiettivo, perché è quello che ha fatto per tutta l'avventura. Però capite che quando ti trovi a teorizzare con un jolly del genere vale tutto, no? È proprio un jolly. No, Alessio, Darkrai può anche sicuramente aver ingannato Dialga. Il punto è che non è Dialga la causa della perdita del tempo. Cioè, non è che Dialga impazzisce e cambia il tempo, è il crollo della torre. È il crollo della torre. Dialga impazzisce per il crollo della torre, non per Darkrai. A meno che non ipotizziamo che anche questa cosa qui sia in realtà una menzogna messa insieme dalla manipolazione di Darkrai. Capite perché dico che è un jolly teorico che ti può far... Cioè, tu puoi sostenere tutto dicendo sta roba qua. E non è il massimo. Infatti il finale mi sembra oggettivamente... cioè, questo finale qua mi sembra... Bella la cosa dell'incubo che non te lo fa capire, rimani perplesso, eh? Però per i miei gusti forse un po' troppo a libera interpretazione. E ripeto, questo jolly di Darkrai che manipola, se lo metti nella teoria poi dopo puoi spiegarti di tutto. Magari è voluto, magari no. Non ci sono ingranaggi di backup. E allora l'unica spiegazione plausibile è che abbia fatto quella roba lì. Cioè, datemi un'altra spiegazione che non sia... Allora,
mi date un'altra spiegazione a questo punto, che non siano gli ingranaggi protetti dai Pokémon dei laghi e o le picconate alla torre. Se mi date una spiegazione, cioè, perché se voi mi dite no, non sono gli ingranaggi lì perché, allora vuol dire che uno, vi rifiutate di dare una risposta, due, picconate. In realtà la verità ragazzi è che ha ragione Alessio Daini in chat, cioè non si può teorizzare qualcosa di sensato con questo finale. Per questo dico che se proprio vuoi teorizzare qualcosa, l'unica cosa che puoi teorizzare è che Darkrai che il piano di Darkrai abbia comportato anche una serie di menzogne che ci ha raccontato che non sono spiegate. La verità è che è un buco di trama. È un buco di trama. Che a quel punto puoi riempire, non dico come vuoi, ma quasi. Un po' deluso da questo finale, ma comunque è carina la scrittura del momento, Darkrai, robe del genere, però non incredibile. Darkrai aveva rubato in origine gli ingranaggi del tempo alla torre illudendo di Algam. Immagino anche che la squadra fosse un complice di Darkrai. Però la prima parte è un'ipotesi. Ma sono tutte ipotesi senza fondamento, questo è il fatto. Cioè, sono tutte ipotesi con poco fondamento. E la verità è che è un buco di trama. Che poteva essere. Mi sembra che abbiano voluto un po' esagerare. Mi sembra che abbiano voluto un po' esagerare. Cioè, hanno cercato di dare una risposta. Agli ingranaggi. Perché cade la torre? Hanno detto la sabota Darkrai. Però mi lascia ancora più perplesso rispetto a non saperlo, no? È un po' strano. Mi sembra che si siano un po' incasinati anche col discorso linee temporali, viaggi nel passato, presente e futuro. Ci sta. Non lo vedo comunque di trama. Te lo posso spiegare poi su Instagram? No, perché non leggerò mai su Instagram, perché non sto più dietro ai direct. Lo puoi scrivere adesso in chat, perché ne stiamo parlando. Ci sta che Darkrai sia apparso in sogno ai guardiani. Quello è quello che mi viene da pensare, no? Cioè, che Darkrai ha fatto. Cioè, è un let him cook, no? Cioè, a fuoco lento ha creato tutta questa menzogna, ha sottratto gli ingranaggi, poi ha convinto. Però non torna, perché è vero anche quello che dite voi in chat, che qualcuno ha scritto in chat, cioè che i Pokémon impazziscono per la distorsione recentemente. Noi, per ipotizzare questa cosa qua, ipotizziamo che sia una cosa avvenuta nel tempo, no? Cioè, indietro nel tempo. Lo dico semplicemente perché Chatot sa degli ingranaggi del tempo, perché gli ingranaggi del tempo li vede Wigglytuff, li vede il Team Malia anni e anni prima. Una teoria è che il crollo della torre fosse destinato a crollare senza ingranaggio in posizione, da che abbia solo accelerato il processo a picconate. Però capisci che non è una. Cioè, è un volo pindarico. Darkrai ha sabotato la torre. Infatti, all'inizio del gioco mi ha detto che ultimamente poco. Sì, ho capito, porco dio, Luke, ma ti rendi conto che. Fra, che cazzo di osservazione è? Certo, ovvio, ci siamo. Darkrai ha sabotato la torre. Ripeto, a picconate? A picconate? La domanda è questa. Come l'ha fatto? A picconate? Voglio Luke Enrico che adesso mi scrivi sì, virgola, a picconate. E questo è il punto. No, ma ci credo che Darkrai abbia sabotato la torre. È ovvio, l'ha detto. Cioè, è il come. Darkrai ha sabotato la torre. Quindi, che ha fatto? Ci ha piazzato la bomba? Ha fatto lo stragista? E a quel punto la torre è crollata
Perché non è crollata subito? Cioè, deve aver fatto qualcosa di concreto, no? Però d'altra parte non può essere qualcosa di troppo in là nel tempo. Perché è vero quello che dici tu, Luke, cioè che nel gioco dicono che recentemente i Pokémon hanno iniziato a impazzire. C'è anche da dire che non viene mai approfondito il discorso di questi viaggi nel tempo, di come si influenzano. Cioè, c'è stato un momento in cui Darkrai ha vinto. Perché evidentemente nessuno quegli ingranaggi è andato a prendere. Tra l'altro, apro sta parentesi, se gli ingranaggi erano lì protetti per essere una roba di backup, perché nessuno lo sapeva e c'è dovuto arrivare sto fallito di Grovyle? Non lo so, io rimango convinto che la spiegazione più plausibile sia che Darkrai ha manipolato un sacco di gente. Perché gli ingranaggi erano protetti lì, ma erano palesemente protetti senza che la gente sapesse. Sì, ma Luke, ti rendi conto che non stai spiegando niente? Il piano di Arcanis è stato quello di paralizzare il pianeta, e lo sappiamo. Nel futuro ha funzionato, e lo sappiamo. L'Arcanis è un po' come il problema del futuro, e lo sappiamo. Sicuramente ha ricevuto poteri da Dialga. Questa cosa la dici a caso, però. Ah, però tu dici perché viaggia nel tempo. Boh, potrebbe... c'è Celebi anche di mezzo. I caratteri sono pochi. Bro, ho capito. Anche da scuola sapeva che gli ingranaggi potevano sistemare tutto. Sì, però che i guardiani degli ingranaggi non sappiano che cazzo stanno facendo è strano. Forse mi viene da pensare. Però cioè ci sarebbe. Ci sono dei Pokémon molto stupidi in questo mondo. Cioè, inizia. Cioè, proteggono gli ingranaggi. Nessuno sa perché. Io ho pensato, lo sa Dialga, se il tempo inizia a crollare, avvisa. Però se il tempo inizia a crollare, Dialga perde la ragione. Forse Dialga non se l'aspettava, non lo so, si può dire veramente, veramente tutto e niente. Si può dire tutto e niente. Si può dire, la verità è che si può dire tutto e niente, non è un finale, è un finale che fa più casino che altro. In realtà Uximias Pretazel lo sanno a cosa servono, solo che non lo esplicitano mai. Questo perché c'è un dialogo riportato a Grovyle dove dice che aveva spiegato la situazione e non ha cambiato niente. Sì, anch'io ho memoria di sto dialogo. Cioè, però che nessuno ci arrivi. Ma mi sembra semplicemente che si siano impelagati in un discorso. In un discorso che non hanno trattato adeguatamente. Poi, in realtà, Pigno, a me sembra che Grovyle abbia spiegato loro dopo, ma Uximia Sprite Azelf... E anzi, Grovyle inizialmente non spiega perché dice «Tanto non capireste quello che sto facendo». Grovyle non lo spiega perché sa di essere incompreso, sa di averlo scoperto lui. Certo, Dialga impazzisce perché è incarnazione del tempo. Se il tempo si distorce, lui di conseguenza si altera. Questo lo sappiamo, 100%. La torre inizia a crollare e Dialga inizia a perdere la ragione. La torre crolla e per sistemare il crollo ci vogliono gli ingranaggi del tempo. Domanda, perché nessuno, nemmeno chi è cazzo il guardiano di sta roba qua, si accorge della situazione? Cioè, davvero hanno mandato gli ingranaggi lì per proteggerli e Dialga, il cazzo di Cristo del tempo, non ha detto, aspetta... Magari poi quando crolla il tempo devo trovarlo un modo per portare questi ingranaggi qua. Non lo so, o è pieno di Pokémon stupidi o qualcuno li ha manipolati. Cioè la torre sta crollando, nessuno fa un cazzo.
Lo sanno, ma nessuno fa un cazzo. Se non lo sanno, Dialga è un coglione patentato, perché gli ha dato sti ingranaggi e non gli ha spiegato nulla. Teorie che ho sviluppato. Teoria 1, Darkrai manipola, manipola tutti. Teoria 2, Dialga è una testa di cazzo, non ha spiegato niente a nessuno, ci ha dovuto arrivare in qualche modo Grovile, non sappiamo come. Teoria 3, Darkrai è stupido in culo, ha tolto gli ingranaggi del tempo, non sappiamo quali sono, e non si è curato che, oh minchia, ci sono anche quelli di backup, non gestirò la cosa. Teoria 4, Darkrai ha preso a picconata la torre. È una certa. Teoria 4, teoria 5, Darkrai ha dirottato un aereo americano. E poi è successo quello che è successo. Va bene, dai. Mi convince la teoria di Darkrai come come dirottatore dell'11 settembre. Darkrai è chiaro, è palese, dai, ci sta. Darkrai 11 settembre. Darkrai è dietro l'11 settembre. Azzi, ci siamo arrivati purtroppo. Ci siamo arrivati. Questa l'avevo scritta prima. Azzi, non ho letto. Darkrai mandante dell'11 settembre. No, non è un gran finale, non mi è piaciuto. Obiettivamente non mi è piaciuto molto. Bello, bello il twist lì così, carino, però si è proprio impelagato in qualcosa che poteva lasciare un po' perdere. Non ci saremmo fatti troppe domande. Ti obbliga a porti delle domande che se non ti avesse posto avresti detto boh sì, ok. Però sì, la verità è che la coerenza narrativa non è il pregio di questo gioco, lo è l'emotività. Lo è l'emotività. Però anche la coerenza funzionava bene, qui secondo me si sono un po' persi. Va bene, regà, io stacco, ci vediamo con Mystery Dungeon la prossima settimana sicuramente. Facciamo l'episodio di Tuliuk, se vuoi scrivermi qualcosa su Instagram fallo. Non assicuro di leggere, però fallo, alla peggio... Alla peggio fai uno sforzo. No, se riesco leggo, però soprattutto in sti giorni sono incasinato. Non vado adesso con l'episodio di Grovile, perché se stacco prima è solo tanto di guadagnato. Prossima settimana facciamo anche l'episodio di Grovile, poi magari parliamo in generale del gioco. Le evoluzioni volete... Beh sì. Oddio, non so se ho voglia di evolvermi. A me Squirtle piace. Vabbè, dai, vi concedo le evoluzioni. Vediamo che succede. Vediamo se funziona. Eh no, vedi, non posso mica evolvermi. Coglioni. Cosa mi manca per evolvermi? Cioè, perché adesso immagino di dover fare missioni a spam, no? Fai qualche missione. No, ragazzi, stacco. Ci vediamo prossima settimana con l'episodio di Grovile, che penso sarà anche l'ultima stream. Mi avete detto che la trama finisce qua, quindi sti cazzi. Le evoluzioni le farò, se lo giocherò un po' per conto mio. Dai, ci vediamo prossima settimana con Mystery Dungeon. O magari facciamo l'episodio di Grovile, finiamo in tempo e poi facciamo le ultime cose, cioè robe del genere. Dai, buonanotte, io mi metto a editare e noi ci vediamo con Mystery Dungeon.
Non lo so, la prossima settimana vediamo. Vediamo quando sarà. Comunque, a prescindere, la prossima sarà l'ultima settimana, l'ultima live di Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Non so se inizierò subitissimo Squadra Rossa e Squadra Blu, perché potrei valutare di portarvi un format su YouTube particolare. Però devo capire. Sono indietro, so se si è capito. Grazie per la compagnia, grazie per il supporto, per gli abbonamenti, per le super chat. Ci vediamo la prossima settimana.